Ciao ragazzi, eccoci al primo tutorial sulla A7IV, come promesso, eccolo che arriva. Sarà un video molto breve, però vi parlerò di una funzione molto importante e molto molto comoda, che a me torna utile e sono sicuro che tornerà utile anche a parecchi di voi, soprattutto a chi lavora tanto con foto e video. Andiamo a vedere insieme di cosa si tratta. Ok, siamo dentro la A7IV. E la prima cosa che voglio farvi vedere è cosa succede nel momento in cui si passa da foto a video senza impostare la funzione che fra poco vi farò vedere. Ovvero succede esattamente quello che succedeva con tutte le Sony prima della A7IV, della A7S3, quindi sulla A7III, sulla A7II, insomma su tutti i modelli precedenti. Poniamo il caso che io sto utilizzando la fotocamera per fare delle fotografie e ho bisogno di un diaframma di f9 e un tempo di scatto di 1.800. Ok, adesso lasciate perdere l'esposizione che mi dà la fotocamera in questo momento perché sto inquadrando semplicemente la mia scrivania. Però poniamo il caso che questa sia una impostazione che ci serve per fare delle fotografie. Andiamo a sistemare anche gli ISO. Siamo in condizioni di scarsa illuminazione, non lo so, proviamo a impostare così un 12.800 ISO. Ok, quindi abbiamo in modalità fotografia F9 1.800 ISO 12.800. Nel momento in cui passo nella modalità video, ok, vedete che io ho qui in basso a sinistra 1.800 che è il tempo che avevo impostato prima in modalità foto, F9 che è il diaframma che avevo impostato prima, ISO 12.008 che sono gli ISO che avevo impostato prima. Ovviamente questi parametri per girare un video non sono ideali e quindi noi dovremmo andare a cambiarli, quindi spostare il nostro diaframma, portarlo magari a un F4, un tempo di scatto, un tempo di otturatore che 1.800 è veramente veloce, se si sta girando in 4K per esempio come è impostata adesso la mia fotocamera a 50p, un centesimo è più che sufficiente ed ecco che abbiamo la nostra esposizione quasi corretta. Qui mi dà ancora meno un terzo. Si potrebbero andare a sistemare gli ISO ovviamente per andare a compensare l'esposizione, avere l'esposizione corretta. Però cosa succede? Che da questo momento io ho queste impostazioni sulla mia fotocamera, quindi se passo nuovamente in modalità foto, ecco che abbiamo un centesimo di tempo, l'F4 e gli ISO sempre a 12.008. Questa è una cosa abbastanza scomoda per quegli utilizzatori che si trovano in situazioni dove fanno foto ma spesso fanno anche video, oppure per quelli che fanno tanto video ma gli capita anche di dover fare foto. Fortunatamente sulla 7.4 è possibile impostare una divisione dei due settori, il settore foto e il settore video. Andiamo a vedere come si fa. Quindi prima cosa da fare, premere il tasto menu. Siamo all'interno del menu della A7IV, andiamo e scorriamo sull'ultima icona, la valigia, quella gialla, ok? Entriamo in questo menu e andiamo alla funzione 3, funzione di personalizzazione. Entriamo anche qui e andiamo su questa funzione che si chiama impostazione divisa fermo immagine, che sarebbero le foto, / filmati. Questa funzione praticamente vi consente di avere due impostazioni diverse per tutto quello che riguarda le foto e tutto quello che riguarda i filmati, quindi i video. Non facciamo nient'altro che premere il tasto di conferma, entriamo in questo menu e ci compare subito questo messaggio. Si possono eseguire impostazioni diverse per il modo fermo immagine, ovvero foto, e il modo filmato, ovvero video. Nella schermata successiva l'impostazione per, vedete c'è un piccolo quadratino col flag, è indipendente, quindi vuol dire che tutto quello che noi selezioniamo con questo flag risulta indipendente tra il reparto foto e il reparto video. Ok, entriamo e qui abbiamo diaframma, velocità otturatore, ISO, compensazione esposizione, modo misurazione esposizione, bilanciamento del bianco, profilo foto, modo messa a fuoco.
andiamo a selezionarli tutti. Ovviamente voi potrete selezionare solo i parametri che vi interessano. Io adesso vi faccio vedere selezionandoli tutti, in modo che possiamo chiaramente vedere poi cosa succede nella realtà dei fatti. Ovviamente una volta selezionati dobbiamo andare su OK e dargli conferma. A questo punto usciamo dal menu e siamo ancora in modalità foto. Quindi riportiamo la fotocamera nelle condizioni di scatto che avevamo detto prima, quindi magari un f8. Sono valori che sto impostando solo per farvi vedere la funzionalità. Un tempo di 1800, gli ISO abbiamo detto, magari mettiamoli in automatico, ok, giusto per far vedere un po' come funziona la funzione. Quindi ISO auto 1800 f8. Andiamo a cambiare anche la misurazione della luce, la mettiamo in spot, ok. Quindi abbiamo impostato la fotocamera in modalità foto con 1800 f8 ISO auto e la misurazione della luce in spot. In questo momento, se io passo in modalità video, ecco cosa succede. Che praticamente io in modalità video ho delle impostazioni che avevo precedentemente selezionato. Quindi il mio tempo non è più di 1800 ma è di 1100, un diaframma di f4, una misurazione che in questo caso è quella multipla, diciamo totale, su tutto il frame, e gli ISO sono impostati a 12800. Ovviamente potremo andare a cambiare tutti i vari parametri. In questo caso io adesso cambio gli ISO, vado a metterli a 2500, vado anche a cambiare la misurazione della luce, allora ce l'ho qui, ok, e la mettiamo che ne so, centro, ok. Il diaframma possiamo ovviamente cambiarlo, f4, f5, mettiamolo a f5, possiamo cambiare il tempo da 1100, portiamolo a 1200. Queste sono le nostre impostazioni video attuali. Se in questo momento io torno alla modalità foto, vedrete che avrò di nuovo tutte le impostazioni foto che avevo precedentemente impostato prima di tornare in video. Andiamoci. E vedete che c'è 1800 f8, la misurazione spot e gli ISO in automatico. Se a questo punto torno nuovamente in modalità video, ecco che ho di nuovo le mie impostazioni video che avevo impostato, quindi 1200 f5, la misurazione sul centro e gli ISO a 2005. Questa funzionalità è davvero comoda per tutte quelle persone che fanno sia foto che video, per tutti quelli che fanno esclusivamente foto e ogni tanto gli capita l'occasione di dover fare un video immediatamente. Magari anch'io spesso sono fuori a fare avifauna, vedo una bella scena mentre magari sono a 1-2000 con l'otturatore per fare delle foto e vorrei fare un video. Prima dovevo andare a abbassare tempi, spostare diaframma, cambiare ISO, insomma fare un macello di cose. Ora che avevo impostato tutto, la scena che avevo visto era andata persa, quindi mi tornava estremamente difficile fare questa cosa. Con questa impostazione invece posso passare da una modalità all'altra avendo già delle impostazioni, non dico perfette, ma diciamo di base già pronte all'utilizzo. Poi ovviamente si può andare a correggere, però diciamo che se io mi imposto più o meno la fotocamera per l'utilizzo che devo farne sia in foto che in video nella scena in cui sono prima di cominciare a fare le foto, ecco che diciamo ho un punto di partenza molto più avvantaggiato rispetto a quello che avevo prima. Torniamo in modalità foto perché voglio farvi vedere un'altra cosa. Allora, se in modalità foto abbiamo un tasto sulla fotocamera assegnato alla registrazione dei filmati, ovvero un tasto REC, possiamo ovviamente premerlo. E cosa succede? Adesso vi faccio vedere, premo il tasto REC, ecco che la fotocamera mi passa in modalità video ma mantiene tutte le impostazioni che ho in modalità foto. Nel momento in cui vado a premere lo stop,
ecco che mi ritorna in modalità foto. Se utilizziamo un tasto REC in modalità foto per riprendere immediatamente un video, le impostazioni non vengono cambiate, rimangono le stesse che abbiamo nel reparto foto. Per cambiare le impostazioni bisogna necessariamente muovere lo switch sotto la ghiera PASM e portarlo in posizione video. Proviamo a rifarlo nuovamente. Ecco che vado in modalità video e vedete che ho il mio 1200 e diaframma F5. Come avete visto, è molto semplice da impostare, si fa in fretta, il video è durato pochissimo, quindi anche abbastanza semplice e leggero da vedere. Spero che questa funzione vi torni utile, a me serve parecchio, la uso tanto, soprattutto in quelle situazioni, appunto come vi dicevo, in cui magari mi trovo con la fotocamera impostata con tempi di scatto rapidissimi per fare foto, vedo un attimo quella situazione in cui vorrei fare una clip. Mi basta semplicemente girare tac il selettore foto video e riprendo la mia clip senza dover impazzire a spostare tempi, diaframmi, impostazioni varie che mi servirebbero per il video. È veramente comoda, è veramente utile e soprattutto è veramente facile da utilizzare e impostare. Vi ringrazio per avermi seguito in questo tutorial, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, per voi non costa niente, per me è una cosa molto importante. Vi ricordo anche che mi trovate sul gruppo Mirrorless IT, è un gruppo Facebook che parla di fotocamere mirrorless a 360 gradi, quindi tutti i brand, tutti i formati, obiettivi, accessori, insomma tutto quello che riguarda il mondo delle fotocamere mirrorless. Vi ricordo come sempre che nella descrizione testuale sotto al video trovate i link per l'acquisto del materiale che sto utilizzando, comunque di quello di cui vi parlo, dal mio negozio di fiducia che è Fotoluce. E ragazzi, che dire, vi ringrazio, continuate a seguirmi, scrivetemi sotto nei commenti cosa ne pensate, se avete delle domande, se insomma qualunque cosa volete dirmi, cercherò di rispondervi nel più breve tempo possibile. Nel frattempo vi saluto e vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!